Oggi facciamo finalmente la ricetta della Barbie. Quindi io ho preparato tutti gli ingredienti. Qua abbiamo appunto il libro di ricette che avevo trovato nella calza della Befana e oggi faccio la prima ricetta che sarebbe questo qui, il pan di sole. Guardate che carino. Allora vi leggo gli ingredienti che io ho già preparato. Allora, 500 grammi di farina integrale. Sembra tantissima, però è un bel pane. Poi 5 cucchiai di semi di girasole. Allora, nel kit della calza della Befana c'erano questi cucchiai e io ho usato questo. Quindi 5 di questi qua. Poi 3 cucchiai di semi di zucca. 2 cucchiai di uvetta, qua dice o altra frutta disidratata, poi una bustina di lievito per dolci, un cucchiaio di sale marino che è questo, io ho quello rosa, 2 vasetti di yogurt, uso questo qua, 100 ml di latte e 2 cucchiaini di sale. Sì, forse io ne ho messo, mi sa di non mettere un altro po'. Comunque qui. Questi sono tutti gli ingredienti. Allora, qui dice: allora, per riscaldare il forno a 200 gradi, io sto aspettando che finisce la lavastoviglie, manca pochissimo e poi lo accendo. Versare tutti gli ingredienti secchi in una ciotola e quindi procediamo. Quindi farina, acqua, i semi, semi di zucchero, l'uvetta, il sale, altro sale. Apro il lievito. Ok, ho inserito tutti i miei prodotti secchi. Adesso dice aggiungere lo yogurt e il latte impastando bene per non avere agrumi. Quindi adesso apro lo yogurt e mi preparo con un mescolo. Intanto ho girato tutti i miei prodotti secchi in modo da mischiare bene il lievito, il sale. Almeno ho dato un'prima infarinatura di tutti i nostri prodotti. Ora vado a metterlo. Ho versato lo yogurt, quindi 2 vasetti di yogurt. Aggiungo il latte. Comunque, secondo me potete aggiungere i semi anche molti, molti di più. E adesso impastiamo. Vediamo, però facciamo la ricetta come c'è scritto, poi se ci piace possiamo aggiungere gli ingredienti come a nostro piacimento, insomma. Allora impasto un attimo e poi. Allora, usando gli ingredienti scritti, a me è uscita secchissima, quindi ho aggiunto 5 cucchiai di olio di semi e un cucchiaino di latte, però ora molto molto secca, faccio veramente tanta fatica, non so come. Easy Easy che fa casino, eh? Così con poco liquido riuscire a farla su. Boh, io vi dico quello che ho fatto, poi vedete voi. Comunque continuo con aggiungendo un pochino di latte e un pochino di olio per riuscire a impastarlo bene perché così è un po' dura. Allora, continuando ad aggiungere un po' di olio, un po' di latte, sono riuscita a dargli questa forma. Io non ho un contenitore e quindi spero che vada bene. È la prima volta che faccio una ricetta del genere, quindi incrociamo le dita, metto in forno per. Sì, che poi qua dice versare il composto in una teglia e cuocere per 50-60 minuti o fino a quando la parte superiore del pane non avrà assunto un colore dorato. Sfornare il pane
e toglierlo dalla teglia con attenzione, facendo raffreddare su una gratella. È ottimo anche tiepido. E poi qua dice l'idea in più è di cambiare i semi. Va bene, mettiamo in forno. Quindi timer un'ora e poi lo Allora, controllo. pane sfornato, ragazzi, però secondo me non è venuto bene perché è durissimo, è veramente duro. Poi mi si è rotto perché volevo vedere se dentro era cotto. Proverò a tagliarlo e vediamo, ma secondo me è andata male. Allora, all'interno è così. Si è anche spezzato nel tagliarlo, però non è morbido, cioè è duro. Boh, mio figlio l'ha assaggiato e ha detto che è buono. Quindi vedete voi se volete riproporlo, però io direi che è un po' un epic fail. Comunque, se vi è piaciuto il video, nonostante tutto, lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e TikTok per le live. E noi ci vediamo al prossimo video, ma prima di andare via. E raga, facciamo festa? Sì! Ciao!